Ciao raga, benvenuti o bentornati nel canale in questo nuovo video. Come state? Come vi sentite? Allora, io mi sento così così, nel senso che ho un po' di tosse e raffreddore e devo prendermi qualcosa, giusto così da 5-6 giorni. Nel fine settimana siamo andati in montagna ad una festa western e devo dire che è stato molto carino. Chi mi segue su Instagram avrà visto foto e video. Se riesco vi lascio qualche foto qui da qualche parte di me e Gabriele vestiti. Vabbè, non ci siamo messi nulla di che, solo un jeans con la camicia a quadroni e il cappello. Però devo dire la verità, ci siamo divertiti, è stato carino, è stata un'esperienza carina. A me poi devo dire che mi piace fare sempre cose nuove, vabbè, penso che si è capito. E cosa vi volevo dire? Siamo tornati ieri, no, domenica sera, oggi è lunedì, Gabriele a scuola e niente, come al solito, quando rientro ho la casa sempre a soqquadro, solo che oggi non avrei proprio voglia di fare nulla, dico la verità, mi vorrei stendere sul divano e non fare nulla, che non mi sento tanto bene, però il dovere mi chiama, quindi niente, mi fate un po' compagnia perché ne ho davvero bisogno e faccio un pochino di cose, devo fare una lavatrice, devo svuotare un po' il borsone, insomma, un pochino di cose. E quindi niente, continuate a guardare il video che spero di ispirarvi. Prima di iniziare vi volevo far vedere gli addobbi autunnali che ho fatto, niente di che, però ho messo qualcosina e ve lo volevo far vedere. Vi lascio le clip. Allora, sono andata a mettere dentro la mia lanterna tutti questi pimpirri, non mi ricordo come si chiamano, che ho utilizzato anche l'anno scorso nel centro tavola e sono di questo colore autunnale. A proposito, non vi ho fatto vedere le mie unghiette del mese, sono andata a fare le unghie. Questa volta ho osato un po', ho fatto un French un po' più particolare, fatemi sapere se vi piace. Andando con gli addobbi, ho comprato questi bellissimi fiori finti che ho sostituito con quelli là rosa, non so se vi ricordate, qua c'erano tutti dei fiori rosa e io invece ho scelto questi colori che secondo me sono molto autunnali, però c'è sempre il rosa dentro perché sapete comunque a me il rosa piace e si abbina comunque anche alla zucchetta, questa qui che vi ho fatto vedere nello scorso video, che infatti poi sono andata a posizionare qua. Vabbè, questo devi aggiornare perché oggi non siamo all'otto. E qui sotto sono andata a mettere, cioè a posizionare le cose in questo modo. Infine, nell'angolino questo qui del divano, oltre al cuscino con la federa autunnale che già avevo fatto vedere, che qualcuno di voi mi ha chiesto anche dove ho preso, raga, se non sbaglio l'ho presa su Shein. Solo la federa e qui in alto ho messo anche queste due zucchette che comprai l'anno scorso. Sono andata a metterle nei quadretti qui. Da dire che se nel frangente troverò qualche altra cosettina, comunque l'andrò a mettere, però per il momento mi piace, diciamo, aver fatto questi addobbi molto sobri, molto leggeri. Mi sono dimenticata di farvi vedere il centro tavola. Ho usato questo centro tavola riciclando questo qui che avevo acquistato l'anno scorso. Le zucchette anche sono dell'anno scorso insieme a questi fiorellini e mettendo in più di nuovo queste quattro cose. Quest'anno l'ho voluto fare così e devo dire che mi piace molto. Allora, raga, cosa faccio? Inizio col togliere questi vestiti che avevo sullo stendino perché io sono partita il sabato mattina, ho fatto una lavatrice e l'ho stesa, mentre mio marito ci ha raggiunti la domenica mattina, quindi avevo chiesto a lui di rientrare lo stendino il sabato sera, quindi mi stavo andando a togliere tutti i vestiti che appunto erano sullo stendino.
In questa busta ci sono tutti i panni sporchi, le cose che abbiamo sporcato lì in montagna e che sono andata a separare e quindi a mettere in una busta. Quindi svuoto la busta e vedete, nel borsone invece ho lasciato le cose pulite. Questo jeans l'avevo indossato, però non era del tutto sporco, quindi l'ho messo sopra. E ora mi vado a svuotare invece il borsone, che, come vi ripeto, all'interno ci sono cose pulite che non abbiamo utilizzato e quindi vado a riporle direttamente negli armadi, vado a mettere tutto a posto. Come avete visto, sono andata a posare tutte le cose appunto che avevo nel borsone, quindi i vestiti di Gabriele, i vestiti miei, le medicine, tutto di tutto, e ora mi dedico al bagno. Faccio il bagno non in maniera un po' più approfondita, però comunque mi vado a fare i vetri, la vasca, che non faccio proprio tutti i giorni. O comunque, se lo faccio tutti i giorni, diciamo, lo faccio in maniera più veloce, quindi ora vado un pochino a farlo in maniera non approfondita, però vi ripeto, un pochino meglio.
Allora, vi volevo far vedere delle cose che ho acquistato ora che sono stata in montagna. E vabbè, alla fine è solo una cosa in pratica, perché ho preso delle magliette per Gabriele per la scuola, bianche, faccio vedere, e una felpa per me. Vabbè, le magliette sono queste qui semplici, le ho prese da Piazza Italia che c'era il 3x2, ne ho prese 3 e pagate 2, 12 euro tutte e 3. Ma la cosa bella che vi volevo far vedere era questa qua, una felpa che mi sono autoregalata per il mio onomastico, che è domani, ed è una cosa che cercavo da un po' di tempo, qualcosa di Barbie. Guardate com'è carina, fucsia. Questa pagata 25 euro da Zuiki, ha dietro il logo di Barbie, guardate che carina, faccio vedere, indossata, mamma mia però che caldo, guardate che carina. Com'è? Ditemi voi, a me piace un sacco. E niente raga, io chiudo il video così, spero che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia come al solito, quindi vi mando un forte bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao raga!